Si Totti dalla sinistra, il cross in mezzo, tutto solo, gol della Roma, tutto solo Taccini se non ho visto male, incredibile gol! l'inserimento in mezzo, non so se Florenzi o Taccidis, no Florenzi, cross dalla sinistra di Totti nel cuore dell'area di rigore, nessuno cura l'inserimento di Florenzi che di testa è bravissimo a battere Castellazzi sul palo lontano. Ma La colpa come? è dei difensori, se viene da dietro ci deve Ma essere non c'è secondo Elvini. nessuno! Ma cosa, ma per Ma piacere, come? Certo dai. che la colpa è del Ma per difensore, favore, certo! la colpa di Silvestri, la colpa di chi? Allora, se Dei ho sbaglio va da centrocampisti, Stekelenburg dove erano i e viene avanti centrocampisti? Ma Florenzi, pensa a te, e ho sbaglio va da Stekelenburg. va bene, Silvestri deve andare con lo sbaglio da Stekelenburg. Non c'aveva nessuno lì, non aveva l'uomo da dov'era marcare. la copertura difensiva del Allora, centrocampo? questo si è. Dov'era? Vabbè, ma Tiziano, questo si è inserito. E vabbè, allora hai ragione te. No, c'hai ragione te, invece No, c'hai ragione te. non ho ragione te. Vediamo la dinamica, vediamo le valutazioni. Io la penso alla mia Io la maniera. penso nella mia Allora, maniera. E siamo a allora, posto. basta. Siamo a Ognuno posto. la pensa nella sua Siamo a maniera. posto. E l'Inter ora palleggia, ma è innocuo perché nella sua metà campo Schneider prova a verticalizzare, lancio lungo a cercare ancora una volta Cassano. Cassano prende posizione in area, Cassano in area di rigore, palla sul destro, Cassano, il tiro deviato, scavalcato Stekelenburg e Antonio Cassano! Risponde al cazzo! Grazie Berlusconi, Antonio grazie è un attore, ti ha tirato, c'è stata una deviazione che ha cambiato la traiettoria della palla. È un autorete, un Antonio Cassano! È un rimpallo! Ha fatto apposta a tirarla sulla schiena ah, di Butisto per scaricare Stekelenburg. È un genio assoluto! È un genio assoluto! C'è nessun raddoppio, poi arriva Ranocchia senza convinzione e ancora Osvaldo sbaglia, sbaglia, sbaglia! Il passaggio in Cucciu, palla ora di Gargano, bravo a recuperare la palla, poi Nagatomo non è pronto nell'intervento, può ripartire la Roma con Totti, supera la mediana, verticalizza per Osvaldo, Osvaldo gol! Che palla, che gol! Mamma mia, che gol ragazzi! Bravi tutti, applausi veramente. Avete visto con la verticalizzazione? Avete Mamma visto mia. Col lancio? Si sono scambiati la palla lì in difesa in uno spazio breve, almeno sei giocatori nello spazio di 15 secondi. Lancio per via 5. Catania di nuovo in vantaggio per Marchinio, gol! 3-1 della Roma. Silvestre si perde Marchinio e Marchinio poi si inventa un grande numero. 3-1 per la Roma, non si può difendere così. Mi spiace, no. se difendiamo così facciamo esattamente l'anno dell'anno scorso. Uguale. Sì, questo è proprio così, il primo problema il riassunto di questa partita. È cacciare Stramaccioni, dici, stasera Elio. Si è capito che non capisce niente di football. Stasera ha fatto capire chiaramente che per lui il calcio è un'altra roba. Primo cosa, problema. Seconda cosa, dire a Cambiasso: prendi gli scarpini, gli attacchi a chiodo, torna in Argentina, nella tua fazenda e non ci rompere più le balle.